certamente vi è stato un peggioramento del numero dei casi localizzati sempre nelle aree calde che già dicevamo domenica scorsa, con una situazione pressoché costante invece avete cambiato la mappa rispetto alla volta scorsa Sì, che era tutta rossa, ma beh, abbiamo perché no, altrimenti perché abbiamo metteva ascoltato il suo paura, suggerimento, no? grazie Perché di l'ansia questo. si crea anche con quelle cose lì. Mentre invece nelle altre regioni, ancora voglio dire, i numeri sono molto molto bassi. Quindi questo spiega anche perché il Comitato Tecnico Scientifico ha suggerito l'azione che poi è stata presa questa notte, cioè di creare una vasta area, chiamiamola rossa, che interessa ovviamente la Lombardia e le regioni limitrofe, e impedire quelli che sono gli spostamenti per impedire la diffusione del virus maggiore nelle altre regioni. Per quanto riguarda la mortalità, immagino che il collega saprà spiegarlo con le mie stesse parole, forse anche meglio. È chiaro che vi è stato un picco di decessi nella giornata di oggi che può essere spiegato con diversi fattori. Potrebbero essere moltissimi dei pazienti ricoverati all'inizio per i quali purtroppo le terapie non sono state efficaci. Coloro che sono deceduti nella stragrande maggioranza sono soggetti fragili con molte patologie. Questa non è assolutamente. Quando si muore, qualunque età, però è Sì, non è chiaro che che possiamo parlare di. Però bisogna essere anche onesti, la Però media è 81 e mezzo, mi sembra, no? La media dei decessi. diciamo, la maggior parte è sopra i 75 anni, il che Sì. significa aver accumulato purtroppo nell'arco della vita diverse patologie, e questo può spiegare un picco. Però è chiaro che dobbiamo aspettare la giornata di domani. Ciò che lei ha detto all'inizio della trasmissione, questa non è una fotografia. Non è che tu fotografi un determinato momento, è un film che stiamo vivendo, è un film che di Cambia ora in ora può tutto. cambiare. Ecco perché lei prima ha detto una parola, schizofrenia, sulla quale non mi trova, mi perdoni, particolarmente d'accordo. Non è schizofrenia, significa modulare le nostre azioni di ora in ora. Lei immagini se domani mattina ci svegliamo e le regioni ci comunicano un picco da qualche altra parte. Io non faccio nessun nome per non mettere paura a quelle regioni, perché non c'è, quello che sto dicendo è una supposizione. Ma immaginate, domani mattina ci svegliamo e abbiamo una situazione simile lombarda da qualche altra parte. È chiaro che quello che abbiamo detto oggi vale meno rispetto a quello che dobbiamo fare domani. E poi le nostre azioni devono essere forti. È uscito un articolo su The Lancet che diceva too little, cioè diceva, era una critica, hanno fatto troppo poco in Cina, punto interrogativo. La risposta è no, hanno fatto bene, hanno salvato migliaia di vite. Quello è un esempio per i paesi occidentali per fare misure forti, cioè quello che noi stiamo facendo. Si può fare di più. Io ho fatto un esempio serio. Per me la Certo. schizofrenia è quando le stesse persone nel giro di poche ore dicono una cosa e dopo Sì. 48 ore ne fanno un'altra. Se si dice che il campionato di calcio, per esempio, va fermato, non è che aspetti che le persone vadano in un tunnel di calcio come è successo oggi in modo comico. Li hanno fermati nel tunnel per un'ora e quarto, poi hanno detto vabbè, rigiocate. La scorsa settimana hanno fatto Bergamo, trasferta ai tifosi, a Lecce. Nessuno dice niente. Ora, io capisco che gli interessi del calcio sono tanti, Su questo non però posso darle forse assolutamente bisognerebbe torto. essere più Su decisi. questo non po siccome poi io seguo pochissimo il calcio, devo dire, su questo posso darle pochissimo, pochissimo torto. Però è per dire come le nostre misure cambiano Ma di giorno certo, in ma questo è giorno. chiaro, questo è chiaro. Però, professor